Ciao a tutti e benvenuti in un altro mio video. Prima di iniziare vi ricordo che nel mio canale è aperto un giveaway, vi lascio il link tra le schede e giù nell'info box se volete partecipare. Questo è un video dei prodotti finiti, non sono tantissimi, però ne ho accumulati un po'. Come al solito, giù nell'info box trovate i vari link che vi riportano alle review che ho fatto sul mio blog, in modo da poter trovare gli inciampallini, i prezzi, dove trovare i prodotti, eccetera. Di alcuni la recensione non l'ho fatta, cercherò però di mettervi la foto dell'inci. Partiamo. Allora, parto con un prodotto per capelli di cui non vi ho fatto la recensione perché è famosissimo, tutti si conosce, si sa il prezzo, si sa l'inci, quindi non ha senso fare una recensione. È il balsamo Splendor al cocco. Avevo bisogno di un balsamo da battaglia che costasse poco, sono andata a rifinire su lui. È la seconda volta che lo utilizzo, la prima volta non mi aveva entusiasmato più di tanto, a questo giro mi è piaciuto di più, districa abbastanza bene, costa poco, nulla di che, però neanche un prodotto malvagio. Altro prodotto per i capelli è questo shampoo volumizzante per capelli fini alla magnolia di Maternatura. Di questo vi ho fatto un video review di tutti i prodotti Maternatura, anche quello ve lo lascio linkato tra le schede e giù nell'info box. È un prodotto che mi è piaciuto tantissimo, ha una buona profumazione, molto delicata, non va ad appesantire i capelli, li lava molto bene, li lascia belli puliti. È un prodotto che mi è piaciuto tantissimo e vi straconsiglio. Poi, per i capelli abbiamo finito due prodotti, anzi tre mi sembra, per il viso. Uno è quest'acqua micellare 3T della Yves Rocher. Di questo non vi ho fatto una recensione semplicemente perché questo prodotto non c'è più. In ogni caso è un prodotto che mi è piaciuto tantissimo, strucca molto bene, non brucia gli occhi. Mi è piaciuto tanto. Olivia. Ma appunto non mi sto a dilungare perché il prodotto non lo fanno più. Sempre per il viso ho finito questo siero della linea Cellular Beauty della Sien, che mi è piaciuto da impazzire. Allora, anche questo non lo fanno più, però ogni tanto nella mia Lidl si trova qualche pezzo tirato così. Quindi se per caso doveste trovarlo, io ve lo consiglio, vi consiglio anche di prendere tutti i pezzi che ci sono, perché il prezzo è assurdo, è veramente bassissimo. L'inci è buono e il prodotto è fantastico, lascia la pelle di seta, nutrita, liscia, morbida, una pelle bellissima, non crea problemi di pesantezza, di brufoli, non unge, non appiccica, è veramente un prodotto fantastico. Ho finito anche le striscette per il naso, per i punti neri, queste qua della Essence, sono le mie preferite, le compro e le ricompro e mi danno sempre un sacco di soddisfazione. Poi ho finito questo deodorante di Natura Amica Roll-On al tè verde, mi è piaciuto tantissimo, è un prodotto molto valido, non dà fastidio neanche dopo la rasatura, la profumazione era buona, era fresca, tra l'altro questo deodorante mi è durato tantissimo e mi piace in questa versione roll-on perché in quella spray si va sempre a intasare appunto lo spray e quindi il prodotto non esce ed è una cosa che non sopporto, invece con roll-on questa cosa non succede, quindi perfetto, costa poco e ve lo consiglio. A casa abbiamo finito questo detergente mani e viso di Dermomed, frangipane e pesca, di questo vi metterò la foto dell'inci. Un prodotto che abbiamo utilizzato tutti in famiglia, si teneva in cucina, ha una buona profumazione che mi è piaciuta tantissimo, molto delicata, lava molto bene ma non va a seccare le mani, mi è piaciuto, costa poco e potrei ricomprarlo. Poi, altro prodotto che abbiamo utilizzato un po' tutti in famiglia, l'ho trovato in casa, non l'ho acquistato, non l'avevo acquistato io, è questo qua di Antiche Tradizioni, è detergente intimo con estratto biologico di aloe vera, senza sless, e senza allergeni del profumo, coloranti e parabeni. Allora, mi è piaciuto come prodotto, anche di questo vi metterò una foto dell'inci che io non ho neanche guardato. Mi è piaciuto come prodotto, ma la profumazione sinceramente non mi ha entusiasmato, quindi è un prodotto nì e non penso di riacquistarlo. Poi ho finito questa crema per il corpo della linea Be My Honey. Questo qua è di Natura House alla pesca, mi era stato inviato dall'azienda, è un burro corpo
fantastico, una profumazione buonissima, altamente nutriente, idratante, ammorbidente, un prodotto fantastico, però non va ad appesantire la pelle, anche di questo ve ne avevo parlato in un video che vi lascio linkato. Tra l'altro io un po' di questo prodotto l'avevo dato alla vincitrice del vecchio giveaway e mi ha contattato dicendomi che i prodotti di Natura House sono piaciuti molto anche a lei, quindi io li sponsorizzo tra virgolette, perché io non ricevo niente dall'azienda se non ogni tanto dei prodotti, però faccio sempre molta pubblicità volentieri perché sono dei prodotti che a me piacciono tantissimo e quindi consiglio. Poi ho finito due mini taglie dello shampoo di Benecos che mi erano state regalate al Sana, mi sono piaciute, la profumazione era buona, mi andava a lavare molto bene i capelli, non li andava ad appesantire, un buon prodotto. Poi ho finito questa mini taglia che in realtà avevo finito quest'estate però non ve l'avevo fatta vedere, della crema corpo Swissform. Questa qua era una crema corpo che mi aveva regalato anni fa la mia amica Valentina, che saluto, e aveva all'interno degli sbrilluccichini. Era carina perché appunto questi sbrilluccichini rimanevano sul corpo, quindi d'estate era molto carina. Mi è durata anni perché ne basta pochissimo, lo utilizzavo solo d'estate, mi è piaciuta, carina e ve la consiglio. Ultimo prodotto, questa mini taglia del dentifricio Sensodan Repair e Protect, me l'aveva dato il dentista perché mi facevano male i denti, pensavo di avere una carie, in realtà avevo solamente un colletto leggermente scoperto, effettivamente con questo il problema si era risolto, ma mi è piaciuto il sapore, mi è piaciuto come lavava i denti, non credo però di acquistarlo perché costa come un rene, quindi non credo di acquistarlo, ecco, però è un prodotto buonissimo. Quindi questi erano i miei prodotti finiti, fatemi sapere cosa avete finito voi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!